La cucina di Tada e vorresti provare a rifarla? Niente di più semplice. Premi freccia su ed entra nella sezione dedicata alla cucina. Metti in riproduzione il filmato e buon appetito! Tada! Non te lo aspettavi, eh? Mi dimentico sempre che devo aspettare gli applausi. La fine degli applausi. Comunque siamo ritornati, come promesso, in cucina con i due chef Marco e Marco. Oggi non posso sbagliarmi. Ricapitolando, cosa cuciniamo? Anzi, allora, cosa cucinate? Adesso noi faremo una ricetta dell'Artusi, del nostro idolo, rivisitata. Inserendo i due prodotti che ci ha presentato oggi Marco Busti, ovvero la caciotta toscana e il pecorino toscano, il rosso di Pienza. E come lo facciamo? Mettiamo all'interno il pecorino, la caciotta, all'interno della crocchetta di patate, che in questo modo si scioglierà nel momento della frittura, e invece all'esterno condiremo il piatto con una fonduta al pecorino rosso di Pienza. Diamo la ricetta, quindi carta e penna, mi raccomando, partiamo. Patate 500 grammi, lardo 50 grammi, caciotta toscana 100 grammi, 3 uova, noce moscata, cubi, che sta per... Quanto basta. Pecorino toscano 100 grammi, 200 ml panna fresca, sale, pepe, quanto basta, prezzemolo, quanto basta, ed infine farina 00, quanto basta. Esatto. Allora, iniziamo con lo stiacciamento, con la T, delle patate. L'Artusi lo chiama così, stiacciamento. Stiacciarle. Stiacciamento. E le vado a prendere dalla pentola ancora roventi. Perché? Perché stiacciarle dentro la ciotola da ancora calde fa sì che l'umidità all'interno della patata vada fuori, quindi servirà, se non zero, un goccino di farina solamente all'esterno per reggere. Nel frattempo faccio questa operazione, Marco vi descrive il resto. Allora, le stiacciamo. Allora, mentre Marco sta pelando e stiacciando le patate, prima di passare ad altri due o tre dettaglini, Carlotta, una piccola cortesia personale. Volevo salutare i miei bambini che sono presenti oggi, Enrico e Irene, che mi hanno accompagnato qua a me e a Marco oggi, A parte sono bellissima, poi sono stati buoni, quindi complimenti grazie, a te e a tua moglie. Grazie davvero. Allora, come diceva giustamente Marco, c'è una duplice strada da percorrere per costruire questo piatto. Uno è l'impasto della crocchetta, a cui noi abbiamo dato una piccola nota, diciamo, personale, in vista anche della puntata di oggi. Nell'impasto, oltre a metterci la canonica patata, un po' di frito di prezzemolo e un pizzico di sale e un pochino di uovo, ovviamente, per tenere poi in l'impasto e poi in frittura, abbiamo anche aggiunto il lardo toscano, un altro grande prodotto d'eccellenza, e che dà aroma, morbidezza, sapidità, grassezza, diciamo, al piatto, che abbiamo deciso di aggiungere, diciamo, all'impasto per dargli più morbidezza, oltre ovviamente alla caciotta della famiglia Busti. Per esaltare anche l'altro elemento, l'altro ingrediente di oggi, appunto il pecorino Pascoli di Pienza e Val d'Orcia, lo abbiamo invece declinato come fonduta. Quindi che cos'è la fonduta? Probabilmente è una salsa che accompagnerà la nostra crocchetta, e che sto facendo proprio ora in questo momento. Tra l'altro, Marco, passami il cacio, perché è il momento giusto. Eccolo qua, abbiamo sminuzzato a cubettini il pecorino della famiglia Busti, che in questo caso è un pecorino, diciamo, piuttosto fresco, però con un sapore, devo dire, molto intenso. È un prodotto che conoscevamo, ma che abbiamo anche riassaporato mentre lo stavamo preparando per la trasmissione. Intenso e delicato. Esatto, e sia intenso che delicato, che lasciamo piano piano, seppur in qualche minuto, sciogliere nella panna, che nel frattempo si è fatta un pochino calducina, non a bollore, ma diciamo calda, per iniziare lo scioglimento del pecorino. E come ogni fonduta vuole, bisogna aggiungerci anche un pochino di uovo per dare cremosità e compattezza. E perché no? Allora, nel frattempo Marco hai stiacciato le... No, intanto l'ho pelate, adesso vado a stiacciarle per bene, facendo una sorta di pasta, una purea secca, ovviamente, senza l'aggiunta di nessun ingrediente,
perché andranno aggiunti tutti successivamente, tutti insieme contemporaneamente, però successivamente ad aver creato una pasta liscia senza più quei pezzettoni di patata. Quindi io lo faccio alla vecchia maniera, come dice l'Artusi, e quindi le schiaccio la forchetta, però si potrebbe usare anche un pelapatate, non sia un passapatate, un passaverdure, comunque i modi sono molteplici. Con questo si rende un pochino più casalingo il piatto, ecco, e la ricetta. Allora, adesso che sono schiacciate, sono ancora calde, cosa vado ad aggiungere? Vado ad aggiungere il nostro pesto di lardo, perché il nostro lardo toscano l'abbiamo ridotto in pesto a coltello. Quindi è un lavoro un po' noioso, perché ungerà le mani tanto, e quindi va ridotto prima a listarelle, poi a cubettine, e poi piano piano, o con la mezzaluna della nonna che ormai si stanno perdendo le cuscine, oppure con il coltello, l'ho andata a ridurre con questa cremosità, questa consistenza qui. Non, e con il cucchiaino no? Mm? Con il cucchiaino? No. Una volta tritato bene, si fa stemperare a temperatura ambiente, così scioglie il grasso, la parte grassa del lardo, e rimane i pezzettoni in bella vista. Vado ad aggiungere la noce moscata grattugiata. Eccola qua. Che è sempre presente nelle ricette toscane, il sale, la caciotta toscana, che cosa succederà? L'ho messa in frigo, l'abbiamo già messa in frigo tagliata, in modo tale che si freddasse ancora di più, però l'obiettivo è quello di farla fondere nelle patate calde, quindi creare non il pezzettone di formaggio all'interno della crocchetta, però il gusto del formaggio all'interno, quindi farla sciogliere delicatamente con il calore delle patate. E l'impasto sta prendendo forma. Sì, piano piano. Adesso mancano solo due ingredienti, ovvero gli ingredienti che servono, uno per dare compattezza, ovvero l'uovo che durante la cottura attirerà e quindi manterrà le patate insieme, e l'altro il classico e immancabile prezzemolo, perché qualsiasi ricetta venga fatta con le patate in casa ci vuole anche il prezzemolo, perché colore ci vuole, non c'è motivi gusto olfattivi, ma soprattutto di colore, perché il colore non deve mai mancare. La nonna lo dice sempre a tutti, dentro le polpette, dentro le crocchette, il tritino di prezzemolo ci vuole. Trasmette anche un'immediata freschezza. Sì, esatto, esatto. Oltre al colore, quindi direi che è un ingrediente che non deve mancare. E si va a tritare quasi al momento, perché? Perché altrimenti il prezzemolo tende ad avere andare a male velocemente, ossidarsi velocemente, e quindi prende un cattivo odore. Se noi invece si trita finemente fresco, lo manterremo più erbaceo, quindi molto più delicato in bocca, piuttosto che secco e poco saporito. Quindi a che punto siamo, Marco? Adesso. Vai. Quale dei due? Quale dei due? Allora, io intanto, Carlotta, qua, mentre Marco stava parlando, schiacciando, infarcendo le patate, stavo appunto portando avanti la cosetta che ti dicevo prima, ovvero la fonduta di pecorino. Allora, a questo punto, a che punto siamo? Siamo ad un buon punto, perché, come forse si può vedere, rispetto ai cubettini che ho buttato prima e che davano ancora un pochino di grumosità alla fonduta, ora è diventata una salsina liscia invece, cioè tutta la parte dello scubettamento del pecorino si è oramai disciolto, diciamo, all'interno della fonduta stessa. Quindi manca un ultimo elemento, scusami Marco, che è sostanzialmente l'uovo, cioè la fonduta per sua stessa natura prevede anche l'elemento dell'uovo, appunto per le ragioni che ti ho detto, da ovviamente colore, ma soprattutto da ulteriore cremosità e compattezza al tutto. Vedi già che elemento va a crearsi, viene un pochino più scurito, un pochino più brunito, sembra quasi una crema pasticcera ora, va bene. E diventa automaticamente anche più compatto. Più compatto e più cremoso, possiamo dire. E difatti la fonduta non è semplicemente una panna stemperata con un po' di parmigiano, pecorino all'interno. Troppo semplice, no. Cioè diventa un elemento con l'uovo, un elemento neanche colloso, oserei dire proprio cremoso, quasi come una crema pasticcera salata. Perché cosa fa in questo caso l'uovo? L'uovo tende a unire la parte grassa dalla parte magra del formaggio, che alle volte tende a separarsi in cottura. Quindi vedrete, quando mettete a formaggi freschi o poco stagionati ad alte temperature, vedrete la separazione tra la massa di grasso di grasso
e invece l'olio che tira fuori il formaggio. Ecco, con l'uovo questo rischio non c'è, perché lega le due parti. Ecco perché. Allora, io intanto ho finito il mio impasto. Come vedete è un impasto sodo e molto, molto spumoso, si può dire, perché più si lavora più ingloba aria. Quindi si fa... Direi che sembra quasi un impasto, sembra quasi purea, quasi purè, sì, sostanzialmente, è vero, per rendere l'idea. Purè, ecco. Sì. Scusa, ma... Sì, sembra purea, più con la consistenza della calcina, però. Allora, comunque, detto ciò, adesso che è caldo, noi lo andiamo a mettere in frigo, non in frigo, farlo raffreddare, poi metterlo in frigo, perché, come dice l'Artusi, l'impasto per fare le palline serve ghiaccio, quindi... Domanda, quanti minuti in frigo? Allora, considerando altri 5-6 minuti fuori per dargli una temperatura più normale per metterlo in frigo, poi viene coperto e in frigo una mezz'oretta come minimo, perché almeno... Quindi 30 minuti in tira frigo, di più. E ora faccio... Ta-da! Ta-da! Ecco qua, fatto! E qui vediamo un impasto invece molto più tirato e concentrato, anche il colore, se vedete, è molto più giallo. Perché? Perché tira di più stando a riposo. È già pronto per una questione di tempi televisivi. Assolutamente. Una questione tempistica. Sì, ecco qua. E ora c'è un'altra fase ovviamente simpatica ed anche importante, che è quella, diciamo, dell'uovo che va sbattuto per creare, diciamo, con la panatura poi insieme al pan grattato, la vera e propria formina, diciamo, della crocchetta, su cui la fantasia si spreca, cioè non esiste, diciamo, una misura standard della crocchetta. Noi oggi la schiacceremo un po', sì, per l'appunto, visto che insomma oramai ci è piaciuto questo gergo, diciamo, un po' diciamo antico, arcaico della nostra regione, che utilizza l'Artusi dello schiacciamento. Quindi gli daremo, diciamo, una forma schiacciata, dopodiché che possa essere fatta a polpettina classica, a crocchettina più stretta, a quenelle. Questo, diciamo, sta, diciamo, nella fantasia del momento. E infatti adesso con due movimenti facciamo, cioè con lo stesso movimento riusciamo a fare due forme differenti, ovvero se volete farle più a quenelle, quindi alla famosa crocchetta di patate, quindi oblunga, uh-huh, fate in questa maniera. Ah, con questo lavoro di cucchiai, questa, quindi servono la due tecnica cucchiai. Si chiama quenelle, perché sì, ecco qua, e la andiamo a mettere nell'uovo. In questo caso non utilizzo farina, perché? Perché è molto sodo l'impasto, quindi non mi serve un qualcosa che tenga ancora di più insieme l'impasto. Altrimenti, sempre lo stesso gesto, se lo vogliamo fare un po' più tondeggianti, cosa faccio? Una volta fatta la quenelle, uh-huh, la metto per verticale. Certo. E quindi da oblunga diventa tonda. Tonda. Quindi lo stesso movimento dà due forme differenti. Ovviamente la forma poi la si dà con le mani, non col pan grattato, quindi non vi preoccupate se adesso vedete un proiettile, ecco voi con le mani diventerà. Con quale forma le fate, li create solitamente per magari degli ospiti? Allora, di solito le facciamo oblunghe, perché le crocchette, come dicevo, nascono comunque con la forma un pochino più allungata e non tonda perfetta, però adesso per il momento non sono presenti in menù, quindi adesso a fine mese, comunque a breve vi diremo quando si cambierà menù, forse si metteranno nei nostri antipasti. Certamente quando ritorneremo qua, lo diciamo, tra, sì, due martedì saremo veramente molto nell'imminenza della rotazione del nostro menù, perché ovviamente uno dei capisaldi, uno degli elementi più importanti della nostra osteria è quella della rotazione stagionale, Carlotta, cioè è un menù, certo, che cambia a volte, dipende dalle stagioni, esattamente, gradualmente, a volte più radicalmente rispetto ai prodotti stagionali, perché questo è, come dire, un tributo alla buona cucina giusto da farsi. E quindi parleremo di quello che sarà il vostro menù. Esatto. Tra due martedì. Sì, esatto, saremo proprio lì. Vicini. Esatto, esattamente. Allora, scusa Marco, sì, la fonduta è praticamente pronta. Ora non so se la telecamera la può, diciamo, inquadrare o apprezzare al meglio, però vedi, sì, Carlotta, proprio, ecco, perché vedi, siamo molto attrezzati, tante lo so, telecamere. Qua la strumentazione non manca, ha proprio quella cremosità quasi pasticcera di cui prima ti dicevo. Allora, io intanto sto facendo le nostre crocchette. Come vedete, la forma oblunga viene stile classica crocchetta. Io cosa faccio? Pizzico leggermente
le estremità per dargli la forma cilindrica e quindi non con la puntina finale. Quindi viene un cilindro quasi perfetto, quasi, perché comunque le ricette casalinghe devono vedersi anche, sono casalinghe, quindi non perfette come se fossero di fabbrica. La perfezione non esiste. Assolutamente. Quindi andiamo a fare le nostre crocchette, che poi andranno fritte in olio di semi di girasole o in olio extravergine d'oliva, come preferite, per 3 minuti al massimo, quindi è una cosa rapida. E volendo potete fare queste piccole crocchette, metterle in congelatore e cuocerle quando volete direttamente da congelate. Quindi potete fare anche questa cosa abbastanza intelligente per le cene che magari tornate tardi e non avete voglia di cucinare, ce l'avete già pronte in congelatore. Anche perché questa è una ricetta invece veloce. Invece di comprare quelle fatte. È una ricetta veloce. Sì, assolutamente. Sì, anche perché una volta fatto l'impasto può riposare sì, anche tutto il pomeriggio. Ecco, non... sì, dal punto il di procedimento vista... più lungo lo richiede l'impasto con esatto, i famosi 30 minuti in frigo. Finito il quale, che poi alla fine possono anche prolungarsi un po' di più e poi uno lo toglie prima per stemperarsi prima. La procedura magari va fatta prima e appunto l'Artusi stesso ce lo consiglia e noi siamo molto attenti agli insegnamenti molto sapienti di questo gigante, diciamo, che sta alla base della cucina toscana e anche buona fetta della cucina italiana. Quindi, però poi alla fine lo vedremo adesso, posso iniziare a friggere queste, che dici? Lo vedremo adesso, la fase della frittura è piuttosto veloce invece, ecco, è diciamo quasi immediata. Ecco. Quindi iniziamo a friggere. Anche perché l'importante è che il calore raggiunga l'interno, ma l'interno è già cotto, quindi esatto, il calore arriva molto più facilmente se l'ingrediente è già cotto piuttosto che deve cuocere. Esatto. Quindi è solo una questione di croccantezza esterna, quasi possiamo dire. E il problema che evitiamo mettendoci la caciotta a impasto caldo è il problema di quando viene magari il cubetto di formaggio al lato della crocchetta e in frittura cosa fa? Si scioglie e buca la crocchetta. Uno dirà, vabbè, è brutta, chi se ne frega. No, perché in quel buco entra l'olio e quindi non avrete mai un fritto asciutto, ma in quel caso un fritto unto. Unto, esattamente. Ho capito. Io intanto continuo con queste crocchette. Sapete cosa? Mi avete fatto assaggiare il pecorino famoso, l'avevo promesso a Marco Busti. Allora ce l'abbiamo. Ora abbiamo scubettato, se no si prende un tronchetto e si assaggia. Come vuoi, qua ce l'abbiamo, se ti prendo un cucchiaio e ma te lo porto. Sì, ma certo. Una famosa cucchiaiata. Aspetta, scusa, qua. L'ho promesso a Marco Busti. Allora, se volete potete fare anche doppia panatura, se avete tempo e pazienza, perché verrà molto più croccante. Però, ecco qua, Carlo. Come preferite, ecco. Sì. Assaggiando il pecorino. Buonissimo. Hai proprio ragione. Ha un gusto deciso e delicato allo stesso tempo, quindi insomma direi che il connubio è perfetto. Sì, esatto, è un pecorino che è molto appunto, fresco. Esatto, ha una sua freschezza, Carlotta, sì, sì. Però ha un suo gusto intenso, cioè non è un pecorino di ottima qualità e lo si capisce dal fatto che nonostante abbia una stagionatura piuttosto breve, ne parlavo anche ieri con Marco Busti, ha una trentina di giorni di stagionatura complessiva, però non è il classico formaggio che stagiona poco e quindi praticamente, detto in parole povere, è aria diciamo compatta e sa di poco altro. È un pecorino che ha una sua dignità ed un suo gusto. È buonissimo, ecco. Infatti. Allora, io friggo le ultime due, tanto gli manca soltanto diciamo un minutino e così almeno poi... Ti consigliamo ovviamente, Carlotta, siccome il fritto è un po' bastardo sotto l'aspetto della temperatura, di aspettare minuto prima di assaporarlo, aspettiamo. Perché altrimenti rischia di essere più complicato, ecco. E comunque fra un minuto ci siamo e lo lasciamo un po' stemperare. Evitiamo di rischionarci. Esatto. E intanto cogliamo l'occasione anche per presentarvi una nostra iniziativa che sarà certamente presente il mese di settembre e molto probabilmente anche a ottobre, ovvero la nostra merenda del vignaiolo. Cos'è? Faremo una merenda, la classica merenda che fanno i vignaioli in vigna durante la vendemmia, domenica pomeriggio in piazza Cerbaia davanti al nostro ristorante. Quindi abbiamo a che ora?
facciamo dalle 3:30 fino alle 5:30, come il classico orario da merenda, e il menù, se possiamo chiamarlo così, lo vedrete presto sui nostri canali social. Ripetiamoli. Instagram abbiamo l'Artusino, invece anche su Facebook, allora, Instagram Artusino-basso e Facebook l'Artusino, Osteria Toscana. Visto che ci siamo, diciamo anche la via del ristorante. Il ristorante si trova a Cerbaia, Val di Pesa, in Piazza del Monumento 9, la piazza principale di Cerbaia, la quale utilizzeremo anche come ristorante, perché ci siamo trasferiti in piazza proprio quest'estate per non solo dar vita al paese, ma per goderci le nostre belle serate estive, che non abbiamo mai sofferto il caldo a Cerbaia, io ve lo dico, quindi prossimo anno sappiatelo, a Cerbaia si sta da Dio. Le date si sanno o ancora le dovete stabilire? Tutte le domeniche, per ora sono quattro domeniche tra settembre e ottobre, e dipende soprattutto dalla stagionalità, ovvero quanto dura la vendemmia, perché uno dei piatti cardine sarà la schiacciata con l'uva direttamente nostri produttori di vino, quindi qualsiasi parte della nostra carta dei vini la troverete all'interno della nostra schiacciata con la loro uva, e quindi dipende quando inizieranno, perché come sappiamo non solo le zone ma anche il dorso di una collina piuttosto che un altro ha tempi completamente diversi, e quindi potremmo forse allungarlo fino a ottobre. Ho capito. E intanto Marco, perché d'ora in poi sarete Marco G e Marco T, mi sembra di essere tornati a scuola. Con l'appello, eh? Sta impiattando. Esatto. Raccomando, stupiscici. Lo spero. Che perché l'impiattamento è molto importante. Sì, assolutamente, certo, è una comunicazione proprio del piatto, no? Cioè è un modo, diciamo, per comunicarne in qualche modo la cura, l'essenza. Diciamo, noi ovviamente cerchiamo di tenere il tutto sempre nei binari della tradizione, anche sotto il profilo dell'impiattamento e dell'estetica dei piatti, perché la nostra alla fine è un'osteria della tradizione, però diciamo che l'occhio vuole la sua parte. Sì, che bellissimo ci teniamo, ecco, richiamo di verde con il prezzemolo. Esatto, l'ho richiamato visto che nell'impasto, insomma, ce l'ho rimesso come fogliolina qua. Rende il piatto automaticamente, anche in questo caso, non solo la ricetta più fresca, ma il piatto più fresco. Esattamente. Quindi questo è per me. Ecco, io ho deciso che ogni sera a quest'ora porto poi direttamente il piatto in camerino, così ceno. Adesso io lo assaggio. Ok, lo taglio. Buonissimo. Tra l'altro ho appena fatto un errore, perché prima di assaggiarlo, che io non vedevo l'ora di assaggiarlo, lo dovevo fotografare. Vabbè, ma perlomeno così è più vissuto. Vabbè, quindi allora, mi sistemo un attimino. Allora, guarda, per fortuna c'è una polpettina in più. Hai visto? L'avevo tenuta apposta, vedi? Una crocchetta. Allora, eccola qua. Una crocchetta in più. Cerco di insomma, Carlotta combina guai. Segno buono vuol dire che, come dire, era attraente, ecco. Non potete capire i cenni di Tommaso dietro le telecamere. Dovevi fotografare il piatto. Ecco qua Carlotta. Scusate. Voilà. Perfetto. Assaggiare, l'ho assaggiato, è buonissimo. Grazie. Buonissimo. Adesso lo porto in camerino con me. No, io sono furba. Nel frattempo i tombri li sta continuando proprio a nastro. Proprio. Certo, non si butta via niente, quindi. Quindi con voi appuntamento fra due martedì. Sì. Ci anticipate qualcosa? No. No, tutto segreto come tutti ti hanno detto finora. Facciamo così, ci siamo coalizzati tutti insieme. Ma perché a noi segreti, ma soprattutto le sorprese, ci piacciono. Mentre con voi, mi raccomando, appuntamento domani sempre alle 17:15, parleremo, non ve lo dico, anzi, lo sapete, di salute e medicina. Adesso spazio all'informazione con il TG. A domani, mi raccomando.